siamo sottoposti a Viareggio. Comanda Viareggio in Versilia, ci dicono i pietrasantini. E così l'anima toscana del campanile si fa sentire anche in zona rossa, dove la piccola Atene è costretta ad andarci, anche se i numeri del contagio nel comune sono bassi. E anche il primo cittadino, durante le riunioni, non si è trovato d'accordo con l'omologazione di tutta l'area versiliese. Bisogna distinguere comuni che si sono impegnati in maniera importante con la collaborazione dei cittadini, lasciare in zona arancione, zona gialla, quella che è. Si parla di zone omogenee per questo, no? Quella non... Sì, però se c'è un comune, un territorio, anche all'interno di un'area più grande, che ha i numeri giusti, ma io penso solamente alle scuole, ai ragazzi, che fanno da lunedì? Fanno la didattica a distanza? Io la vedo complicata. I commercianti, perché si fanno chiudere se i numeri ci consentono di stare aperti? È questo che diventa anche difficile da spiegare. E tra i cittadini, al solito, le opinioni sono le più disparate. Zona rossa, sì, sono d'accordo. Cerchiamo insomma, di essere un po' consapevoli dei morti che ci sono ancora. E speriamo che poi dopo non diano il via come alle pecore. Perché sennò ci ricasca. Intanto i negozianti preferiscono fare un sacrificio adesso e tornare ad aprire dopo Pasqua, quando inizierà l'afflusso dei turisti. L'importante è dopo Pasqua che cominceremo noi la nostra stagione, perché qui sai siamo una zona di mare e quindi noi per riprendere. Va bene fare un sacrificio ora. Ora per dopo recuperare, sì.